Uno spinner ancora, è passato di moda. No, ma sul serio, Coca-Cola senza patatine, che noia. Ora di pranzo. Che bontà, adoro il sushi. Sushi banale. Sammy, ma che cosa ti è preso oggi? Giri per casa borbottando, ti annoia tutto. È naturale, Sue. Al giorno d'oggi tutto quanto si può personalizzare, sai? E tu ti aspetti forse che io personalizzi il mio sushi? Con una personalità allegra come la tua ti ci vorrebbe un sushi arcobaleno. Sushi arcobaleno? Non esiste. Se non esiste possiamo inventarlo, andiamo. Ok. Ciao ragazzi, oggi prepareremo degli involtini arcobaleno. Oh sì sì sì, saranno buonissimi, anche belli e colorati. Sammy, ma dov'eri sparito? Pensavo volessi darmi una mano. Certo che sì, eccomi qui super pronto. Ok. Visto che parliamo di arcobaleno, servono anzitutto i colori. Sam, lo chef al tuo servizio. Oh no no, Sammy, niente coloranti alimentari, oggi non ci servono. Allora come coloreremo il sushi? Con l'acqua, tanta acqua. Adesso vedrai, mi aiuti? Non devi neanche chiederlo. Ah, che cosa c'è di meglio degli ingredienti naturali, ragazzi? Hop! Con il cavolo rosso, l'acqua prende questo bel colore violetto. Bello, vero? Ah, che bel bagnetto! Sembra ancora estate! Ah. Sammy, magari il bagnetto puoi farlo altrove? Devo darmi da fare qui! Sei incredibile! Va bene, neanche il tempo per sognare! Sapete, ragazzi, questo cavolo è di colore rosso grazie ad una sostanza che si chiama antocianina. Si trova anche nei mirtilli, per esempio. Ragazzi, fatevi aiutare da un adulto con il fornello, mi raccomando! Mi sa che è pronto! Sì, infatti! Ed eccoci qui! Il nostro primo colore! Se ci vuole così tanto per fare i colori, perché non usiamo quelli già confezionati? Tranquillo, da qui in poi faremo prima, specialmente se tu mi aiuti. Sam lo chef aiuta sempre! E allora guarda quanto è semplice, versiamo un po' di curcuma in polvere qui. E mescoliamo per bene! Proprio così! Quanto ci vuole ancora, Sue? Finché tutta la polvere si è dissolta, Sammy. Sto persino sudando. Wow, ragazzi, guardate che belli questi colori. Tutti naturali, ovviamente. Rape, curcuma, spirulina, tè ai fiori e cavolo rosso. Mi gira un po' la testa. Hai fatto un ottimo lavoro, Sammy. Ragazzi, continuiamo a cucinare adesso. Ma per fare il sushi roll ti servirà del riso, Sue. Hai ragione, però non è questo il riso che ci serve. Ecco perché. Tu hai portato del riso con i chicchi tondi. A noi, invece, serve quello a grani molto piccoli, perché così viene più denso. Com'è possibile che io, uno chef stellato, non lo sapessi? L'aceto aggiunge un po' di sapore, però è acre. Quindi bilanciamo con un pizzichino di zucchero. Hai detto forse un sacco di zucchero? Sam, non ci provare, hai capito bene, pizzichino. Al massimo un cucchiaino. Ragazzi, ma sapete che in Giappone c'è un tipo di sushi a base di un pesce velenosissimo? Sì, ho letto, si chiama fugu. Se lo chef sbaglia a tagliare il pesce, potrebbe persino avvelenare fatalmente i suoi clienti. Meno male che oggi il nostro sushi è tutto vegetariano. Ben detto, sì. Allora, ci servono altre 4 porzioni di questo riso e voilà! Ragazzi, se vi piace il sushi, metteteci tanti like! Sammy, tu sai come ricordarsi i colori dell'arcobaleno nell'ordine giusto? Certo, basta ricordarsi la sigla Rag Vibe! Quindi rosso, arancio, giallo, verde, azzurro, indaco e viola! Ogni lettera indica uno dei colori. Una parola così si chiama acronimo. Ragazzi, guardate che bei colori! Iscrivetevi al canale se vi piacciono! Davvero, Sammy, sono tutti bellissimi! Ma adesso comincia la parte davvero interessante. Siamo pronti! Sue, il tagliere è pulito, perché ci metti sopra la stuoia? Sammy, non è una stuoia qualsiasi. È una stuoia fatta di fibre di bambù e ci sarà molto molto utile.
Ragazzi, questo qui invece si chiama nori ed è fatto tutto di alghe. Sì, ho letto una cosa interessante. Il nori è fatto di alghe rosse, lo sapevi? Ma poi diventano verdi dopo essersi essiccate. Le ho assaggiate e sono buonissime! Interessante, Sammy. Sì, sono buone e fanno anche molto bene alla salute perché contengono tanto iodio. Allora cominciamo ad arrotolare gli involtini. Subito! Cominciamo, ragazzi. Prima il riso rosso. Ecco qui. Lo cospargiamo per bene in questo modo. Ragazzi, rollo e involtini sono solo una delle tante varianti del sushi. Anzi, il sushi in sé è solo riso col pesce crudo. Che ne dite? Acceleriamo con un po' di magia? Pam 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 pam. Voilà! Sì, non vedo l'ora di assaggiarli! Un po' di pazienza, Sammy. Prima dobbiamo schiacciare un po' il riso e solo dopo possiamo farcire i roll. Siccome Sammy ha paura del pesce velenoso, oggi useremo soltanto verdure, ma voi ragazzi potete scegliere il ripieno che preferite. Sì, siamo pronti! Ho già preparato tutto! Ma non vedo niente! Perché non guardi con attenzione, Susie? Ti aiuto io! Abracadabra, boom! Ottima scelta di ingredienti, Sammy! Ok, cominciamo col cetriolo. Ho letto tante altre cose sul sushi, senti questa! Ti ascoltiamo, Sammy! Spesso si mette lo zenzero nel sushi, ma è sbagliato! Va mangiato a parte! Per rinfrescare il palato! Davvero interessante! Le bacchette poi si usano solo per i roll e in Giappone il vero sushi si mangia con le mani! Beh, buona a sapersi! Sporcheremo meno piatti! Io invece so che il wasabi in realtà non è una salsa, anzi è usato per eliminare i batteri dal pesce crudo e renderlo perfettamente sicuro da mangiare! Allora ci vuole un po' di wasabi anche oggi! Hai proprio paura di tutto, Sammy! La sicurezza viene sempre prima di tutto, sì! Adesso vediamo perché la stuoia di bambù è così tanto utile. Hop! In mancanza del bambù andrà bene anche un po' di carta forno o persino di plastica, ma il bambù conviene perché costa meno. Sì, è facilissimo, è anche divertentissimo! E soprattutto non dimenticarlo, è buonissimo! Ecco qui, i nostri roll devono essere tutti fatti bene e precisi. Vedete, come questo qui! Ragazzi, fatevi aiutare da un adulto perché andremo a tagliare tutti gli involtini. Quanto saranno buoni! Sì, se non ti dispiace, beh, magari scelgo un piatto per le grandi occasioni, è tutto così bello. Ma certo, mi fido del tuo buon gusto, Sammy. Tipo questo, dai, dai, mettiamo tutto pronto in tavola. E Sammy, sei sicuro di non scordare niente? No, cosa? Oh, è vero, adesso ho capito. Intendi la salsa di soia, eh? Naturalmente, Sammy, sì! Wow, sono stupendi! Degni di un ristorante stellato! Sono d'accordissimo, Susie! Guardiamoli bene da vicino e facciamone tanti altri! Sammy, sei pronto ad assaggiarli? Sono nato pronto, Susie! Allora cominciamo! Hop! Intingiamo nella salsa! Allora, Susie, com'è? Com'è? Buono, buonissimo, delizioso! Sammy, sono proprio gustosi! Buonissimi! I nostri roll arcobaleno sono proprio dei capolavori, anche di bellezza! Ragazzi, davvero ci meriteremmo un paio di stelle Michelin oggi, non vi pare? Sei troppo buono, Sammy. Ragazzi, provate anche voi a fare il sushi arcobaleno, è facile e buonissimo! Ragazzi, se vi è piaciuto il video metteteci tanti like e attivate le notifiche. Non dimenticate di iscrivervi, cucineremo tante altre leccornie insieme a voi!
Giusto, Sammy? Oh, ciao ragazzi, ci vediamo. Sai che ti dico? Questo me lo pappo tutto io.